Dopo una forte ripresa dell'economia nel 2021, il PIL in Italia nel primo trimestre 2022 è decelerato, pur rimanendo positivo. Questo è stato dovuto a un cambiamento del contesto internazionale, che è stato penalizzato da vari fattori. Tra questi fattori, il principale è stata la guerra tra Russia e Ucraina, che ha anche determinato un'accelerazione delle pressioni inflazionistiche già in atto dall'anno precedente. Le prospettive economiche saranno influenzate dall'evoluzione della guerra, che al momento è difficile da prevedere, e dall'efficacia della politica monetaria restrittiva messa in atto negli Stati Uniti e che probabilmente verrà messa in atto anche nell'area dell'euro nel contenimento dell'inflazione. Nel periodo più recente, inoltre, si sono verificati ulteriori fattori aggravanti come la riacutizzazione dei contagi di Covid-19. Allora, le condizioni del paese sono rese peraltro ancora più fragili dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti energetici e agricoli, in un momento in cui non è possibile escludere un ulteriore aumento dei prezzi o un'interruzione delle forniture per questi prodotti. E in questa eventualità i settori più colpiti sarebbero quelli che producono beni di consumo e producono beni per le esportazioni. Passiamo alle due sfide fondamentali per cui il PNRR investe quasi 100 miliardi nei prossimi 5 anni, ovvero la transizione ecologica e la modernizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la transizione ecologica, sono previsti stanziamenti per circa 85 miliardi di euro in un contesto in cui la riduzione dell'impatto ambientale del sistema produttivo è già comunque in atto da almeno una decina d'anni, con una riduzione delle emissioni di circa il 19%. In questo contesto, oltre 4 miliardi sono previsti per gli investimenti sulle infrastrutture idriche, che in questo momento sono di particolare importanza anche riguardo alla forte siccità che ha colpito l'Italia nell'ultimo anno. Per quanto riguarda la modernizzazione della pubblica amministrazione, sono previsti invece 10 miliardi di euro, che sono finalizzati da una parte alla digitalizzazione e dall'altra all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche tramite nuove assunzioni, un rinnovato investimento in formazione e la riforma della pubblica amministrazione.